Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video in cui vedremo insieme le cose di base da sapere per utilizzare al meglio la modalità manuale. Argomento che ho trattato qui e là negli oltre 300 video già pubblicati qui sul canale, ma che oggi voglio mettere giù in maniera un pochino più organizzata, sperando che possa essere utile in particolare a quelli di voi che sono all'inizio del proprio percorso fotografico. Bene, partiamo subito col vedere come impostare la modalità manuale. Sulla stragrande maggior parte delle fotocamere, reflex o mirrorless che sia, non importa, c'è una ghiera delle modalità e ruotando questa ghiera sulla lettera M si attiva la modalità manuale, che come dice il nome stesso è quella particolare modalità in cui siamo noi a gestire manualmente i tre parametri fondamentali del triangolo dell'esposizione: ISO, apertura e tempi. Ed è impostando la giusta combinazione di questi parametri che possiamo ottenere una foto correttamente esposta e che rispecchia al meglio la visione che abbiamo in mente per un determinato scatto. Semplificando al massimo, ognuno di questi tre parametri serve a controllare la luce nella nostra fotografia, ma ognuno di essi ha anche degli effetti ben precisi sull'aspetto finale della fotografia stessa. Iniziando dagli ISO, gli ISO vanno sostanzialmente a regolare la sensibilità del sensore alla luce. Valore ISO basso, poca sensibilità; valore ISO alto, maggiore sensibilità. Ad esempio, per una foto in pieno giorno, quando c'è tanta luce ambiente, potremmo scegliere di impostare un valore ISO basso, come può essere 100, per avere un sensore meno sensibile alla luce, mentre per una foto di sera o in interna dove la luce ambiente è minore potremmo scegliere di impostare un valore ISO più alto, come 1600 o 3200, per avere maggiore sensibilità alla luce. Questa operazione però non è gratis. Senza entrare in dettagli tecnici, aumentare gli ISO equivale ad aumentare il guadagno del sensore, cioè quanto sta amplificando artificialmente la luce che lo colpisce. E questa amplificazione va a creare nelle foto del rumore digitale, che altro non è che quei fastidiosi puntini che si vedono negli scatti fatti ad alti ISO. Qui ogni fotocamera si comporta in maniera leggermente diversa, nel senso che su fotocamere recenti è possibile scattare anche a valori di ISO molto elevati, come 3200, 6400, e avere lo stesso una foto molto pulita, mentre su macchine entry level, magari di qualche anno fa, già a 1600 ISO il rumore potrebbe diventare abbastanza fastidioso. Il secondo parametro è l'apertura del diaframma, un dispositivo meccanico presente all'interno di ogni obiettivo che serve a controllare il passaggio della luce. L'apertura viene indicata con un numero detto f-stop. A un numero di f-stop piccolo, come f1.8 o f2, corrisponde un'apertura grande e di conseguenza passerà più luce verso il sensore. Viceversa, a un numero di f-stop grande, come f11 o f16, corrisponde un'apertura piccola e di conseguenza passerà meno luce verso il sensore. Agendo sull'apertura possiamo quindi controllare quanta luce può passare attraverso l'obiettivo, ma anche qui non è l'unico effetto. L'apertura infatti è uno dei vari parametri che influenzano la profondità di campo, cioè quanta parte della nostra scena sarà a fuoco. F-stop piccolo, apertura grande, più luce verso il sensore ma anche meno profondità di campo. F-stop grande, apertura piccola, meno luce verso il sensore ma anche più profondità di campo. Ad esempio, se stiamo fotografando un ritratto, impostando un f-stop piccolo come f2.8 avremo il nostro soggetto a fuoco e il resto della scena fuori fuoco. Se invece stiamo fotografando un paesaggio e vogliamo ottenere la maggior parte della scena a fuoco, ecco che dovremo impostare un f-stop grande come f8 o f16. Infine, il terzo parametro è il tempo di scatto, che indica per quanto tempo sta aperto l'otturatore per far arrivare luce verso il sensore. Tempo di scatto veloce, otturatore che sta aperto per poco tempo, meno luce sul sensore. Tempo di scatto lento, otturatore che sta aperto più a lungo, più luce sul sensore. L'unità di misura del tempo di scatto sono i secondi e le frazioni di secondo, come un secondo, un 125esimo di secondo, un 500esimo di secondo e così via. Come per ISO e apertura, però, anche il tempo di scatto ha degli effetti collaterali sul risultato finale di una fotografia. Se usiamo infatti un tempo troppo lento, ci ritroveremo con del mosso nelle nostre fotografie. Mosso causato dal movimento del soggetto e o
mosso causato dal movimento delle nostre mani che reggono la fotocamera. Ad esempio, se vogliamo fotografare un soggetto in movimento, come un atleta in una competizione sportiva, ecco che avremo bisogno di un tempo di scatto molto veloce, come può essere un millesimo di secondo, per non avere del mosso nella fotografia. Mentre per soggetti più statici, come un ritratto, una persona ferma in posa, potremo scendere anche a un 125esimo di secondo, o ancora più in basso se usiamo un treppiede e stiamo fotografando un paesaggio. Ok, ora che abbiamo visto i tre parametri che regolano l'esposizione, come facciamo a esporre correttamente una fotografia, ovvero ottenere una foto che non sia né troppo scura né troppo chiara? Visto che ci stiamo concentrando sulla modalità manuale, saremo noi a dover scegliere una combinazione dei tre parametri visti poco fa per esporre correttamente la nostra fotografia. E per farlo in maniera corretta ci viene in aiuto uno strumento, l'esposimetro, che graficamente è quella scala che di solito va da meno 3 a più 3 che troviamo sul retro della fotocamera e possiamo visualizzare anche guardando all'interno del mirino. Regolando i vari parametri, quando vediamo l'indicatore dell'esposimetro in corrispondenza dello 0, significa che secondo la macchina, e su questa frase ci torniamo tra poco, avremo una foto con una corretta esposizione. Se invece l'indicatore è spostato verso la zona positiva o verso la zona negativa, avremo, sempre secondo la macchina, rispettivamente una foto sovraesposta, cioè troppo chiara, oppure una foto sottoesposta, cioè troppo scura. Ma che vuol dire esposizione corretta secondo la macchina? Semplificando di molto il concetto, poi per approfondire c'è un vecchio video dedicato qui sul canale, l'esposimetro di una fotocamera si basa sull'analisi della luce riflessa dal soggetto e che entra all'interno dell'obiettivo. La macchina, in base ai parametri che abbiamo impostato, fa tutta una serie di calcoli analizzando la scena, guardando le aree chiare, le aree scure, eccetera. E se il risultato di questi calcoli corrisponde a una foto finale che ha una luminosità complessiva vicina al grigio medio 18%, questo colore qui, ecco che considererà l'esposizione corretta e posizionerà l'indicatore dell'esposimetro in corrispondenza dello 0. Cosa significa in pratica? Beh, che se ci ritroviamo davanti a una scena che ha una distribuzione sostanzialmente uniforme dei valori di luminosità, cioè che non ha al suo interno aree troppo luminose o troppo scure, se siamo in manuale e impostiamo i parametri di scatto in modo che l'indicatore dell'esposimetro sia in corrispondenza dello 0, ecco che avremo una foto correttamente esposta. Ma cosa succede se facciamo la stessa cosa, cioè portare l'indicatore dell'esposimetro sullo 0 quando nella nostra scena ci sono delle aree molto luminose o molto scure? Succede come in queste due foto di esempio, dove ho sostituito lo sfondo grigio neutro di prima con un cartoncino bianco e uno nero. Come potete vedere, con l'esposimetro sullo 0 la prima foto è sottoesposta e la seconda è sovraesposta. E guarda un po', i cartoncini di sfondo non sono più uno bianco e uno nero, ma tendono entrambi al grigio medio 18% detto prima. Uscendo dall'esempio, se stiamo fotografando una scena dove c'è una prevalenza di aree molto chiare, come possono essere un cielo luminoso in pieno giorno, il vestito bianco di una sposa, il sole che entra all'interno dell'inquadratura e così via, l'esposimetro della fotocamera interpreterà tutto questo chiaro nella scena come qualcosa di sovraesposto da riportare al suo amato grigio medio 18%. E se noi impostiamo i parametri in modo da arrivare allo 0 sull'esposimetro, staremo sottoesponendo di fatto la foto. Sapendo di questo comportamento, quello che dobbiamo fare in queste situazioni è impostare una combinazione di parametri che portino l'esposimetro sulla parte positiva, quella che la fotocamera pensa sia una foto sovraesposta, ma che in realtà non lo è. Il quanto spostarsi dallo 0 dipende ovviamente dalla scena specifica. Ad esempio, per un paesaggio innevato potremmo dover arrivare anche a un più 2 sull'esposimetro per avere una foto correttamente esposta. Mentre nell'esempio di prima, dato che il cartoncino è sì bianco ma non è così luminoso come della neve che riflette la luce del sole, già con un più 1 sarà sufficiente per esporre correttamente la foto. Discorso analogo, ma al contrario, se abbiamo davanti una scena dove ci sono ampie aree scure nell'inquadratura,
tipo un ritratto stretto a una persona vestita con una maglietta nera o un paesaggio notturno. In questo caso, l'esposimetro della fotocamera interpreterà tutto questo scuro nella scena come qualcosa di sottoesposto, da riportare al suo amato grigio medio 18%. Quindi, esattamente come prima e al contrario di prima, per esporre correttamente una scena dove c'è una prevalenza di toni scuri, quello che dovremo fare è impostare una combinazione di parametri che portino l'esposimetro sulla parte negativa, quella che la fotocamera pensa sia una foto sottoesposta, ma che in realtà non lo è. Anche qui il quanto spostarsi dallo zero dipende ovviamente dalla scena specifica. Ad esempio, per fotografare un cielo stellato potremmo dover arrivare a un meno 2 e oltre, mentre per la foto esempio di prima, avendo un cartoncino nero che però non è nero assoluto, mi è bastato arrivare poco sotto il meno 1 per avere un'esposizione perfetta. Vediamo ora un concetto molto importante e che forse alcuni di voi avranno già intuito tra le righe. Fissata una terna di parametri in grado di darci una corretta esposizione per la scena che abbiamo davanti agli occhi, esistono innumerevoli altre combinazioni di ISO, apertura e tempi, dette esposizioni equivalenti, che danno luogo allo stesso identico risultato in termini di esposizione, ma con un risultato visivo nella foto potenzialmente molto diverso. Prendete questa foto che è stata correttamente esposta con un 250esimo di secondo, ISO 640 e F8. Supponiamo però di voler sfocare maggiormente lo sfondo aprendo il diaframma da F8 a F4. A questo punto, per ripristinare la stessa quantità di luce nella foto e tornare a un'esposizione equivalente a quella di prima, avendo aperto il diaframma che fa passare più luce, possiamo o abbassare la sensibilità del sensore agendo sugli ISO, o velocizzare i tempi, o fare un po' e un po'. Supponendo di voler agire solo sugli ISO, ecco che passando da 640 a ISO 160 possiamo ottenere una foto finale che ha la stessa identica esposizione di prima, ma che, avendo aperto il diaframma da F8 a F4, ha uno sfondo decisamente più sfocato. Discorso analogo per tutte le altre decine di combinazioni possibili. Questo discorso mi serve per farvi capire che sulla carta non esiste una combinazione magica di impostazioni da segnarsi negli appunti, da applicare meccanicamente in ogni situazione. In base al risultato finale che vogliamo ottenere nella nostra fotografia, o in base al parametro o ai parametri che secondo noi sono più importanti per un dato scatto, starà a noi scegliere tra le varie combinazioni possibili di ISO, apertura e tempi che danno luogo alla stessa identica esposizione, quella che riteniamo più corretta e vicina alla nostra visione fotografica. All'inizio è normale fare un po' di fatica, ma con la pratica e l'esperienza vi verrà sempre più naturale. Comunque, visto che i parametri sono tre e da qualche parte bisogna pure partire, quello che faccio io quando scatto in modalità manuale è questo. Per prima cosa scelgo l'apertura che voglio utilizzare per la mia fotografia, perché l'apertura, andando a influire su quanto sfocato avrò nello scatto finale, è un parametro che per me dal punto di vista creativo sta al primo posto. Fatto questo passo, vado a scegliere una coppia di ISO e tempi che mi consenta da un lato di congelare il movimento del mio soggetto per evitare il mosso, tenendo al contempo gli ISO al valore più basso possibile per minimizzare il rumore digitale. Se però, per poter tenere un tempo di scatto sufficientemente veloce, ho la necessità di alzare gli ISO, lo faccio senza troppi problemi, perché, come vi ho detto più volte in tanti altri video, meglio una foto esposta correttamente e senza alcun tipo di mosso, ma con un pochino di rumore digitale, che molto spesso la notiamo solo noi fotografi ingrandendo la foto al 100% su un computer, rispetto a una foto in cui abbiamo voluto a tutti i costi tenere bassi gli ISO, ma che ha il soggetto poco nitido perché abbiamo dovuto impostare un tempo di scatto eccessivamente lento. Bene, a questo punto non mi resta che consigliarvi di mettervi con impegno a fare un po' di pratica, magari giocando con le esposizioni equivalenti, e vedrete che in pochissimo tempo diventerete dei veri maestri della modalità manuale. Se questo video vi è piaciuto o l'avete trovato utile o interessante, lasciatemi un bel mi piace, condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!